come città leonardiana. E adesso a teatro, al Franco Parenti di Milano, l'atteso debutto di Filippo Timi nei panni di Don Giovanni. Naturalmente si tratta di una revisione radicale. Un elicotterino radiocomandato in volo, Celentano in sottofondo e un'enorme riproduzione della Gloria di Sant'Ignazio di Andrea Pozzo sullo sfondo. Il Don Giovanni rivisto e corretto da Filippo Timi è tutto così, un vertiginoso rimescolamento di alto e basso, di colto e pop. Se la musica di Mozart è confinata a poche scene, la colonna sonora spazia da Handel a Leoncavallo a Baglioni, la trama del libretto di Da Ponte c'è tutta, ma ovviamente riscritta alla maniera di Timi. Il cavaliere si fa di eroina, Leporello è perdutamente innamorato di lui, il commendatore ha abusato della figlia Donna Anna sin dalla più tenera età e quest'ultima ha con Don Ottavio un rapporto decisamente sadomaso, mentre Zerlina e Masetto sono due coatti che parlano romanesco. Su tutto trionfano i costumi, eccessivi e dir poco, realizzati da Fabio Zambernardi. Siamo nel Settecento in cui tutto è apparire, in cui tutto è estetica e quindi ho concentrato proprio moltissima attenzione sugli abiti, come la scena è totalmente subordinata ai costumi. I costumi fanno una vera e propria scenografia. Lo spettacolo era uno dei più attesi della stagione del Franco Parenti e ieri alla prima non ha deluso un pubblico entusiasta. Repliche fino al 24 marzo.